quello che sto facendo è questo. 1 e 2. 1 e 2. A a ta ta. Solo in questo esempio qua, io mettendo in pratica il mio pattern, ho già dato tre alternative per il mio Fa maggiore, tre sinonimi per il mio Fa maggiore senza andare a fare chissà quale calcoli, no? Che mi piacciono, ma vediamo la cosa anche dal punto di vista molto pratico. Questa è la mia forma. Se alzo il terzo dito e qua c'è una corda vuota, io ho non più un Fa major 7, Fa con la settima maggiore, ma avrò un Fa sesta. Seppure il quarto dito viene alzato, questa nota che viene fuori è un Sol, è la nona dell'accordo, questo è il mio accordo sesta nona. Ok? Anche in assenza della terza, questo accordo è già molto caratterizzante.